Allora, esci per favore. Ciao Jolly. Allora. Ok, abbiamo pure qua. No, vabbè, qua no. Qua non c'è bisogno. Ok. Ok, a posto. Ciao Simo, come stai? Tutto bene? Allora, avviamo il gioco. Va bene, a posto. Ok, dimmi se si vede. Si vede? Sì, a posto. Ale, chiudi la porta. A posto, compà. Ok. Compà, poi condividi. Se poi condividi, compà. Ok. User left your channel. Ok. Error. Subito il radio, Come joined your channel. Hanno fatto perdere. È veramente. Vediamo un po'. Allora, devo farmela a piedi. Dov'è l'ospedale? Qua. User left your channel. Allora. Un po' puoi condividere. Un po'.
Dico, puoi condividere. User joined your channel. Una persona è stata rianimata. Fulmina. Ok, compa, ok. Tranquillo, compa. Aspetta. Signora? Mi sente? Prova. No.
Mi sente? Voi mi sentite? Sì, sì. Ok, gentilmente arrivo dall'alto, si può allontanare che devo parlare col signore? Sì. Grazie mille. Sì, a posto, a posto. Oh! Mi sente? Vabbè ragazzi, io vado, va bene, torno in servizio, a dopo. Non si possono rubare, compà. Non si possono rubare veicoli. Purtroppo non si può rubare niente, compà. Chi è che ha rianimato più di... Boh. No, Andri, l'hai visto prima che è successo?
Tranquillo, compà. Vabbè. 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 Allora, devo vedere quanti antibiotici c'ho. Dovrei comprare gli antibiotici. Quanto c'ho nel portafoglio? 5.000 dollari, ok. Sciroppo ne ho? Sì, uno. Lo devo comprare. Ok. Dai ragazzuoli, condividete! Compa, puoi scaricare l'app Discord che si trova sul Play Store, vedi? Entrare con quello, compa. Antibiotico, prendiamo 1, 2 e 3 e poi 1, 2, ok, a posto. Guarda la live del telefono tutto pieno. Sì, vabbè, si mette dietro. User left your channel. Dai, qualche azione voglio.
Dai ragazzi. Vabbè. Ma chi è? Ciao Bruni! Babbo. Cellulare, dì, mi puoi dare il tuo numero? Un'altra volta ti devo chiedere una cosa. Buonasera. Ah, ciao, ciao. Agente scelto Connor, sto tornando alla macchina perché non mi sento bene. User left your channel. Circolare. Circolare. Ma se mettiamo un po' di musica, quella... Desktop. E tre. User joined your channel. Ti puoi occupare, Bruni. User joined your channel.
User joined your channel. Vale. Dal it's too long with me. Come on, ti voglio certo. Allora, vi dalle oh, baby everyone. User left your channel. Un amico qua. Buonasera. Per uscire. Buonasera. Giulio non ci sta. Buonasera. Ma capisci di vuoto. Questo si è dimenticato a mettergli il push to talk. Un amico di Giulio, ciao il crema. Era troppo, dove andavo, c'era la ruota. Qui è fuori, ho carrello. Qui è come quella mamma, cioè, è 22 per 10. No, per 10. Forse ti volevo riparare. Sono quelli da comprare, per dire. E volevo sapere se era buono o no così. Questa ruota. Cioè questa è la compra la Taras. Era buona. Chi è? Yeah. E se dice il tempo. Se dice il numero. Sì. Di che cosa? È la compra la Taras. Sì, la compra la Taras. Ma tu dici la compra la Taras. L'ho detto, c'ho io. L'ha detto papà. Ha parlato papà. Ho detto. Per una come Natalia, al motore. E al motore. Boh. Alla bicicletta. A dove è? La ruota!
Scusi? Scusi? Vai piano. Scusi? Scusi? C'è ruota che ho finito le gine. Scusi? Scusi? Adesso bevi, stavo a quello. Scusi? Mi sente? Scusi? Scusi? Oh. È buono lo stesso, però dice 20 e può fare 20 non è buono, perché non è buono? Se è 20 per 8 10 non va bene, non va bene così, questo non va bene, non va bene 13, no no, devi trovare quella che ti serve a te. Scusi, mi sente? Scusi, agente? 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 Salve, c'è un tizio di fronte all'ospedale che diciamo che ha parcheggiato male, non dovrebbe stare là. E intanto provo a parlargli ma non mi risponde. Ah, ok, ok. Mi scusi. Si figuri, salve. Maria! Ma in sciopero, sono sciopero, non lavora oggi. User joined your channel. User joined your channel. Vediamo se è quello.
Vabbè. User left your channel. C'è aperto. Amici. User left your channel. C'è aperto. Aperto. Amici, aperto. Baby Henny, ci ha aperto. Vabbè. Young. User left your channel. User left your channel. Compa, scusami, ma non cambio server, vedi. Non è per cosa, compa. Lo so, mi spiace compà, però... Buonasera! Oddio!
User left your channel. Buonasera. Salve. È il concessionario lei? No, stavo cercando proprio qualcuno per comprare una macchina. Ah, ecco, allora. Allora siamo in due. A quanto pare sì. Io diciamo che aspetto, ma però mi volevo comprare una moto, però purtroppo ancora non c'è nessuno della concessionaria, quindi. Lo so, è da un po' che aspetto anche. Comunque, piacere, Michael. Piacere, mi chiamo Antonio, sono il primario dell'ospedale. Buona a sapersi. Comunque, è da molto che aspetto, non so. Sì, in realtà sì. Però ancora non ho visto arrivare nessuno, quindi non so. Ho fatto pure la patente nel frattempo, visto che ancora non l'avevo presa. In teoria ha preso sia l'A che la B? No, ancora solamente la B, per ora... Solo la macchina, allora. Sì, mi piacerebbe portare la macchina, ecco. Vabbè. Se posso darle un consiglio, io mi sono comprato come macchina la Clio, è una buona macchina. Io stavo optando per la Punto in realtà. Sì, è bella come macchina, sì, è sportiva, però è a due posti. L'unico difetto è questo. Ah, questa dei posti non l'avevo notata, però vediamo. Casomai farò un pensierino allora per la Clio in caso. La Clio costa un po' di più, 65.000. Però è a quattro posti, anzi. Potrebbe essere un'idea, grazie. Ah, ci mancherebbe, ma... Ora volevo optare per una moto, magari una BMW, vediamo, ma... Avevo visto che c'era una bella Panigale. Sì. Solo che me l'hanno sconsigliato alcune amiche mie, quindi... Beh, però... se l'hanno sconsigliata, allora magari evitiamo. Però, secondo me, è una bella moto. Sì, ma... come estetica ci sta. Quindi... Però l'unica che mi piace in questo momento è una... come si chiama? È una moto antica. Se non mi ricordo male, però non mi ricordo il nome. Però assomiglia molto alla moto che c'è su... che c'ha Franklin, non so se lo conosce. No, in realtà no, non ho capito bene qual è il modello di moto. Però è veramente bella. Sì, è tipo un Hummer. Ah, ok, perfetto. Quindi. Ma devo dire che è una bella moto. Forse è la Hummer, non mi ricordo come si chiama, però credo che sia quella. Comunque, se ha bisogno, io vado in servizio di nuovo, se vuole. Se ha bisogno di qualche visita, porto d'armi, qualsiasi cosa, mi trova all'ospedale, se vuole. Basta che faccia un Twitter e sono a sua disposizione fino a stasera. Ok, perfetto. Grazie mille, allora. Ma di niente. Una buona giornata, spero che non attenda tanto a lungo, quindi a vederla qua. Semmai può domandare a un dio se vuole, non so, se vuole. Proverò a chiedere allora a uno di loro, vediamo se qualcuno mi risponderà. Può mandare alla chat, diciamo, Twitter e vedere se vi rispondono. Va bene, grazie. Di niente, una buona giornata, Buon lavoro.
Una Ferrari, compà. Che vuoi, una Ferrari? Per quella devi shoppare comunque, compà. Eh? Allora. Io non ho capito chi è l'altro medico, però. Dottor House. Ma quanto c'ho in banca? Vediamo. 30.000, GG, mamma mia. Vediamo se... Sei un rosso, però sei in bancarotta, diciamo, contando che ho fatto solo, ho preso solo stipendio dal, come si chiama, dal fondo del, dell'ospedale, quindi. Un master, bella Gabri. Na 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 na. Dai, Amoni, questo che pure scrive in chat OC, veramente. Bella compare, buon riposo!
Non mi piace. No, questa no. No. Basta che... Allora, uno. Vabbè, mi metto sempre questo. Minchia, nessuno vuole fare il porto d'armi. Aperto. Gli ha aperto, Fortuna! Aspetta che faccio benzina. Allora, dov'è la benzina qua? Qua. Bro, ora ti faccio vedere il Calypso.
Peccato che su Elite non ti accettato. No, su Elite mi doveva, ancora devo fare la whitelist, ancora non mi hanno convocato, più che altro, perché ancora dovevo imparare bene il, come si chiama, il regolamento e cose del genere, però vabbè, dettagli. Oh, Francesco! Bella Francesco! Aspetta. Ragazzi, iscrivetevi da Francesco Almasio, che lui porta la serie Final Fantasy su Twitch, mi raccomando. Sto bene, Francesco, tu? Sto facendo la vita reale qua, sul server di un amico mio insieme a Vale e come si chiama e Asia. C'è di peggio, compa, c'è di peggio. Che non c'è un'emergenza. Ma che... non lo so, non mi ricordo. La doge era. Ti piace? Ehi, salve, sono sempre io, mi scusi, eh. Riesci a entrare? Ora sì. Vai. Ok. No, va? Ma, sto bene, grazie. Aia, mi sono preso un malore, ecco, me lo immaginavo. È la tosse? Direi, ora mi prendo un antibiotico. Vuoi un caffè? Una bevanda, non lo so, qualcosa, ma per rinfrescarmi. Caffè, cappuccino, latte macchiato. Ma sì, un bel latte macchiato. Arriva subito. Ehi, e che? Invece da mangiare? Ma da mangiare... Ma direi... Cosa abbiamo? Ciambellina? Sì. Abbiamo ciambellina, patatine, arachidi... Sì, una bella ciambella. Ok. Grazie. E di che? Allora, vi faccio la fattura. Come va? Tutto bene, dai. Allora, è facciamo... Aperto? Sì, è aperto. Don Cappuccino! Salve. Ciao. Buonasera, ragazzi. Buonasera, Antonio. Buonasera. Il nuovo medico, questo. Un medico. Buonasera, mi chiamo Antonio. Piacere, il primario piacere sono. Don Cappuccino. Ah, bel nome. Molto originale. Puoi dare una ciambella per favore con un espresso?
caso mi serve anche a me, eh. Ti devi un pochino fare caffeina dentro il sangue, capucci. Porca puttana, sì. Non c'è cocaina, capito? Scherzo. Che? Medico, scherzo. Tu, cappuccino, hai qualcosa? Cappuccino, sì, sì, un cappuccino a caso, sì. con merendina a caso. La ciambellina? Ciambellina, sì. Ben medico a caso. Cosa mi dice? Ma niente di particolare. Minuto. Caso, guardi come sono swag con la casa di gamba sulla valigia qui. È della signorina comunque la borsa. Ah. Sì. Va bene, la uso come poggiapiedi, caso. Come va il lavoro, ragazzi? Tutto bene? Che caso, io sono disoccupato, non so più che fare. Ah, grazie. La fattura. Grazie, ex medico. Caso sarei sempre medico, eh? Dovrebbe fare. Minuto. Grazie. Prego, prego. Accomodatevi, signori. Io mi devo mangiare qualcosa, sto a morire di fame. Che caso, mi sono dimenticato come si siede qua, eh? Devi fare slash e... No, no, lo so, ma non lo trovo, caso, ecco. Ecco, siede. Caso, così sono ancora più swag, però. Esatto. Mi siedo così. Come mai per te, la signora? E non lo so, mi piace di più quando stavo al Ghana, non scendono sedie, capisci? Mi sono abituato. Ah, c'ha ragione del Ghana, ragazzi. Ti può mettere un po' di musica, vero? Sì, se riuscite a trovarla, basta che sia musica tranquilla, però. Caso, ma perché? Non mi fa vedere il cappuccino, non posso bere. Non mi fa bere il cappuccino, mannaggia. Comunque per il resto, sì, mi dica. Caso, una bottiglia d'acqua per me? Purtroppo. Don Cappuccino, beva il caffè, non l'ha bevuto? Non me lo fa prendere il caffè, caso. Ah, il cappuccino, allora aspetta. Ti do questo, vieni. Grazie, arrivo. Bevi questo? Io. Grazie. Ah, vi è arrivata prima la fattura, signorina? Sì, penso di sì. Non mi ricordo, aspetta che controllo la fattura. Non me lo fa bere, non fa niente. Ah, sì, a posto, pensavo... Vabbè, allora ti do una bottiglietta d'acqua se ce l'ho. C'ho qualche problema, ho dimenticato anche come si beve, caso. Aspetta. Comunque, se ha bisogno di qualcosa, se ha bisogno del porto d'armi, io lo posso fare. Se ha bisogno pure di una visita medica, per qualsiasi cosa, se vuole, passa dall'ospedale. Ma io, scusi, della cosa, ma io sono do cappuccino, posso mai avere il porto d'armi? No. Sto chiedendo. No, comunque va bene, grazie per la disponibilità, caso. Molto gentile lei. Ma ci mancherebbe, faccio solo il mio lavoro, quindi aiuto la gente e vabbè, sì. Perché? Caso, ora mi vuole dare fuoco? No, si è messo in automatico, non lo so. Aspetta, mi capita ogni tanto. Comunque, ex medico, porca puttana, non mi fa bere niente, non si preoccupi. Mi ha dato 40.000 caffè. No, non fa niente, non ti preoccupare. Ho bevuto, buono, caso, buono. Grazie mille. Alessio, ma che caso sta facendo? Porca puttana.
sta cercando la musica. Caso, ma io, mettete bello figo, ragazzi, mettete il mio fratello no, bello figo. No, ho detto no. Musica tranquilla. Ah, non si può mettere il mio fratello bello figo? No. Caso, un compleanno, la conosci? Bella musica quella. Orribile. Voi non apprezzate musica, ragazzi? No, no, musica no. Di quel genere, no. Allora mettete fit mio con bello figo, lo cappuccino. ma guarda, ex medico, che voi avete uno famoso qui, E caso se lo mettete... Ah, cosa? E chi è questo famoso? Caso, io sono Don Cappuccino. Porca puttana, oh. Noi ci facevamo così, bidè, ci leccavamo culo a vicenda. No. Addirittura, no, Ma che... Caso, ragazzi, non c'è l'acqua come caso dovevamo fare. Ma... E va bene, ragazzi. Comunque, ho notato che avete la parte superiore, vero, signorina? Sì. Non l'ha mai vista? No, no. Posso... E abbassi le mani, signore. Ok. Allora, qua c'è il piano di sopra. Beh. Organizzano feste, si cena, si fa un pranzetto. Bello. Sala privata invece. Ma che caso? Bello. Sala privata. Sì. Complimenti, mamma mia, grazie. È fatto veramente bene. Grazie, grazie. Il suo. Abbiamo, diciamo, una specie di costo qui. Per appunto far entrare la gente, perché qua insomma è anche una stanza insonorizzata, quindi la gente può parlare dei propri affari, discutere, ok. Bello, bello, mi piace pure il balcone, è molto, diciamo, molto sistemato, diciamo. Bello, bello, complimenti, un ottimo locale. Vi faccio i miei auguri, sempre, mamma mia. Veramente anche a lei per il suo lavoro. Io diciamo che non è un particolare, però... Nuovo messaggio. Che succede? Un'emergenza, mi è arrivata un'emergenza. Vada, non si preoccupi. Un buon lavoro, signorina, grazie ancora, Ma grazie a lei. Mi raccomando, ogni volta che vuole venire, vedi, pure per un caffè o qualsiasi cosa, noi siamo sempre aperti. Credo che mangerò ogni tanto qua, onestamente. Oddio, mi hai fatto paura. A caso, paura. Comunque, una buona giornata, signorina. Anche a lei, veramente. Ex medico, ma cuoco molto antipatico, Ma come? Allora. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User disconnected from your channel. Buonasera, mi scusi, Ah, tranquillo. Senta, sì. Io ho un proiettile sulla gamba. Mi dica se può sedersi dentro la... come si chiama? La... La sedia a rotelle? Sì, vediamo. Come regola sì, dovrei riuscire a sedermi, vediamo.
Mi vede? No. No, non la vedo, niente. Niente, vabbè. Niente, vabbè, uguale, uguale. Mi segua, mi segua. Posso camminare ancora? Allora, come ha fatto a prendersi un proiettile nella gamba? Mio fratello rincoglionito mi ha sparato. Ah! tra colleghi, non la vedo più, faccio un salto. Qua sono qua. Se mi sente, mi segue, mi segue. Giri a destra, a destra. Ok, l'ho intravista ma è sparita di nuovo. Ok, ora la rivedo. Ok. Ora non. Prosegua fino in fondo e mi dica se vede la porta aprirsi. Sì, sì, l'ho visto. Ok, ecco. La, si distenda nel lettino. Un attimo che non trovo il... Devo trovare il punticino giusto, un attimo. Comunque non la vedo più. Aspetta, è un problema. Mi vede adesso? No, ora no. Mi sa che... Ecco, l'avevo vista. Mi vede? No. Forse è la stanza, aspetti. Vediamo. Venga, venga. Probabile. Mi sente? Ecco, sì, la vedo, ora. La vedo, La vede la porta? Qua. In fondo? Venga. Qua. Qua, okay. nella porta. L'ho visto. Ok. Mi vede ancora? Sì e no. No, ora no. Vabbè, sto più vicino al lettino comunque. Ok. E io la vedo qua. Ecco. Forse... un attimo, mi sdraio. Perché si mette, vabbè. Un po' storto, vabbè. Un po' storto. Non la vedo, però vabbè. Niente? Non la vedo. Forse sono le stanze che non vanno. Eppure con gli altri non ho avuto poi. Venga. Sono sul lettino. Ok, aspetti. Io dico io. Allora. Sul lettino. C'ho la capoccia vicino al coso, vicino a questo che è ciambellone, mi sta guardando le gambe in questo momento. Mi dica se vede il messaggio. Ah, ecco, la vedo. Okay. Io lo vedo se c'è qualche problema. Ok. Cosa deve fare lei? Ho un proiettile sulla gamba, faccia lei. Aspetta che... non devo essere ricoverato, vero? Diciamo che sì, diciamo di sì. Devo estrarre il proiettile. Medico, posso venire da questa parte? Sì. Quindi devo essere ricoverato? Sì, direi di sì. Per quanto? Dovrebbe usare la sedia a rotelle per qualche... Sì, comunque dormire in ospedale, comunque. Sì, stanotte sì. Sì. Poi dipende anche dalla se vuole uscire, però deve mettere la sedia a rotelle. Oh, Maria. No, però sto qui in ospedale finché devo. Io purtroppo non riesco ad aiutarla. Se riesce a stare in piedi con una gamba? Sì, più o meno. Medico, faremo un intervento un po'... Vieni, scendi dal... Mi metto per terra, dai. No, così va bene. Ecco, le sto guardando la gamba. Allora, medico, mi passa le pinzette? Sì. Oh, Maria. Ok. Ma se mi stai non è meglio. Mi dica se gli fa male. Aspetta. Prova di nuovo. Dammi un po' il bisturi. Ok. Ma un po' di anestesia, no? Bisturi. Piano con quel bisturi. Piano. Guarda un po' l'altra gamba. L'altra gamba non ha avuto colpi, niente. No,
solo la sinistra. O la destra, non mi ricordo. Dovrei averla curata, le do una benda da mettere alla gamba. Ecco, ve la do io. Tenga. Grazie mille. Provi a metterla. Ve l'ho data? È mo' troppe. Ok. Lei è il direttore del... No, io sono il primario. Ah, ok, io sono il nuovo medico. Ah, ok. Funziona? La gamba va tutto bene? Tutto bene? Ma si riesce a camminare con lo zoccolo ancora. Dovrebbe riposarla. Perché... Siamo state le stanze. Venga. Dolor... È risparito. Mi vede? Io la vedo. Ok, aspetta, ho visto la porta aprisse. Ok, vai. Di qua. Ok, ti ho intravisto. Ok, ora ti vedo. Aspetta un secondo, si ferma, dov'è lei? Io la vedo. Sto qua. Se vuole la posso alzare perché magari fa fatica. No, si cambia. Io la vedo. Io no. Ok. La porta la vede? Sì, l'ho visto. Ok. Quale mi metto? Qualsiasi letto. Ok. Se il problema persiste, le consigli di fare dormire un pochino, magari chiudere gli occhi e riaprirli. Sì. Perché magari se dorme un pochino, fa passo in fretta. Ai, male. Non riesce a distendersi nel lettino? Un attimo, sì. Che ho cambiato abiti per sbaglio. Ah sì, io le consiglio di mettere quelli un po' comodi, tipo un pigiamino, qualcosa così. Comunque, benvenuto a bordo. Ah, grazie mille. Ma il primario quanto prende al mese? Cioè, ogni 20 minuti? 3.000. Ah. Vabbè, ma tu sei stato... Eri un medico, poi sei diventato... Diciamo che ero... già ero... Mi dica, gente. È un attimo che devo trovare... Non la vedo, comunque. Lei lo vede, collega? No, non lo vedo. Sta qua. Dietro di voi. Ah, ecco. Sto sul lettino di fronte a voi. Ok, davanti a lei. Ok, si sdragli. Un attimo, ci provo. Agente Connor, io le consiglio di chiudere gli occhi e poi riaprirli. Così almeno passa un po' di tempo, lei riposa in pace. Sì, no, ma devo avvisare il piccato, devo avvisare il comandante che sono. Ma sì, ma basta 2 secondi, chiudi, apri gli occhi magari. Se vuoi ti accompagno io personalmente con la sedia d'hotel in centrale. Ci abbiamo provato prima, purtroppo non lo vedevo. Ah, ok. Quindi. Una cosa volevo chiederle, ma nel mio menu EMS? Sì. Ma quando posso metterne il veicolo? Come faccio? Devo per forza prendere una persona con il muscolo carry? Diciamo che lo deve comprare tramite il parcheggio e poi ve lo deposito. No, dico il veicolo, dicelo. Quando una persona è per terra, magari devo portarla in ospedale, qualcosa di più grave. Io devo prenderlo con slash carry e poi metti nel veicolo. Credo che sia... Non la sento. Muscolo F6. Ah, ok. Sì, l'ho fatto quello. Ah, che comodo. Ok. Va bene. Agente, tutto bene? Più o meno. Ti faccio un piccolo sonnellino. Stavo meglio senza fretta sulla gamba. Anche la soppressione... Comunque vi consiglio di levare il bolsone. Sicuramente vi sta male. Quindi. Ma più che altro è scomodo dormire su una pistola, magari sul bolsone. Appunto. Vabbè, ma io le consiglio... Ma quanti zaini c'ho? Riposarsi un po'. Magari chiudo gli occhi e le riapro. Così magari... faccia un piccolo sonno. Si riposi bene
E poi sta bene, anche perché la tua pressione battita, cioè il tuo battito cardiaco è buono. Sul 98. Almeno quello. Comunque l'intervento è andato bene. Dovrebbe guarire tra qualche ora, cioè anche qualche giorno in realtà. Dipende da lei, della sua salute. Io vi consiglio di rimanere fino a domani e poi può ritornare al, come si chiama, in servizio se vuole. Esatto. Quindi fino a domani devo rimanere qui in ospedale? Sì, sì. Anche perché un pubblico ufficiale non può stare molto qui, perché lei serve, la giustizia serve in città. Esatto. Di più per la sua salute. Sì, sicuro, ovvio. Dai, io vi lascio qui, vado a vedere se qualcuno sta male in città. Io le consiglio di chiudere un attimo gli occhi e poi riaprirli subito, così almeno riposa un pochino e non zoppica più. Va bene. Sì, sì, no. Ciao. Ciao, ciao. No, comunque... mi raccomando, se ha bisogno e mi vuole mandare un Twitter, il telefono ce l'ha a disposizione? Sì, sì. Ok, per qualsiasi cosa mi trova nell'altra stanza, ok? Che vado a ricevere, sì, sì, altre persone. Quanti casi avete avuto finora, diciamo, come miei? Io in un'altra città ne ho avute circa una quindicina, quindi. Ah, minchia. Un bel poco. Sì, ma poi che poi bello che io l'ho preso da un mio collega che è anche mio fratello, quindi, Può capitare, me ne sono capitate circa 4-5 volte. Lui diceva, mi è partito il muscolo, e dico, sì, e poi io ho detto, sì, sì, ma sono troppo partito io, veramente il muscolo. Te lo faccio partire per davvero io, però. Mamma mia. Se il capitano poi mi vede qui, che me lo cade io. Non so che dirle, me ne sono capitate di più di una volta di questi casi suoi, quindi... Un fratello, un amico, sì, un amico, un poliziotto, sì, mi dica. Primario, scusi, può spostare la sua auto che non mi fa tirare la mia fuori? Sì. Allora. Grazie. Ecco alle... Comunque ci vediamo fra 10 minuti. Ok, tanto io sono sempre in servizio, poi ok. Informazione allo stomaco, ora vado. Dai, ci vediamo. Agente? Agente? Baby.
User disconnected from your channel. Vabbè. Ragazzi, che ve ne pare? User disconnected from your channel. Ciao Giulia, buon appetito! Ragazzi, noi ci vediamo più tardi per una prossima live. Bella ragazzi!